La bellezza di Terra d'Otranto osservata dai finestrini della carrozza di un treno storico. Salento Express, attraverso il progetto itinerante Rotolando in Terra d'Otranto, ideato dall'AISAP, Associazione Ionico Salentina Amici Ferrovie, trasporta, lungo la linea ferroviaria sud-est, i passeggeri a bordo di carrozze della prima metà del Novecento, alla scoperta dei borghi più belli del Salento e dei loro preziosi tesori. Come nasce l'idea di viaggiare attraverso il Salento recuperando dei treni d'epoca? Il Salento è ricco di storia ed è visitabile in tanti modi. Noi abbiamo pensato, noi dell'AISAF, di intraprendere la strada della ferrovia, che poi è lo scopo per cui è nata la nostra associazione, e quindi far conoscere il territorio, il Salento, attraverso la ferrovia, che non è un mezzo di trasporto obsoleto come tanti dicono. Bisognerebbe invece semplicemente potenziarla e ammodernarla, cosa che sta avvenendo finalmente sulle nostre linee. Un racconto da vivere che piace molto ai turisti per un giorno, per il caratteristico mezzo di trasporto e per la novità dei luoghi. Cosa ti aspetti di vedere durante questa giornata? Beh, magari mi aspetto di vedere dei borghi che solitamente così non ho mai visto, che non conosco. Ho poca possibilità di visitare il Basso Salento, paesini stupendi fra l'altro. Essendo fotoamatrice ho avuto veramente il piacere di partecipare a questa piccola gita. È un'iniziativa sicuramente molto bella, poi è un'occasione per i bambini anche per stare insieme questa bella giornata su un treno oltretutto storico. Un punto di vista diverso, anche proprio paesaggistico, e magari la possibilità di ammirare con più calma tanti dettagli che nella fretta quotidiana si perdono. Un viaggio comunque nel passato, attraverso proprio anche dico un mezzo che per noi leccesi ha costituito tanto. Un percorso costellato di palazzi nobiliari e di chiese barocche, ricche custodi della tradizione pittorica del Seicento. Dalla cultura bizantina ai primi distretti industriali di produzione olivicola, ogni tappa è un viaggio nella memoria storica salentina, segnata dalla tradizione agricola e religiosa conservata all'interno dei musei. Le bellezze che altrimenti diventano difficili da conoscere e da apprezzare si riescono a coniugare con questa iniziativa che è veramente molto bella. Una tappa dedicata alla coltura e cultura dell'olio. Qual è l'aspetto che vi colpisce, che vi interessa? Allora, io ho studiato per altre questioni proprio la vita nei frantoi, quindi anche lì è proprio una scoperta di quella che era la vita rinchiusi 6 mesi sotto i frantoi, dove c'era il trappitaro, dove c'erano tutte, no, il nakiro, le donne che lasciavano il cibo da sopra, insomma una storia che andiamo a rivivere guardando proprio il contesto dove hanno vissuto. In più l'olio è rappresentativo della nostra terra.